Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Aurora e benvenuti in questo nuovissimo video! Come state? Io bene, spero anche voi. In tantissimi mi avete chiesto come ho fatto a costruire le parallele e quindi ho deciso di fare un video dove ve lo spiego. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella, così verrete avvisati ogni volta che uscirà il mio nuovo video. E seguitemi anche su TikTok e Instagram, mi chiamo in questo modo, auri-basso-gymnastics. Commentate questo video sulla scheda community del mio canale, oppure su TikTok o Instagram. Ci tengo a leggere tutti i vostri commenti, mi raccomando. E scrivetemi anche se questo video vi è piaciuto. Partiamo! Allora, inizio col dirvi che ho già fatto un video dove spiego come costruire una trave di ginnastica artistica e se non l'avete ancora visto andatelo a vedere, vi lascio il link qua. E adesso vi spiegherò come mai e perché mi sono fatta costruire le parallele. Quando mi allenavo nella mia vecchia palestra eravamo tantissime e quindi sugli attrezzi ci si stava pochissimo e io non ero molto brava a trave a parallele. Allora, quando ero in casa, cercavo di allenarmi il più possibile e dai miei genitori all'inizio mi hanno fatto comprare una sbarra che si metteva alla porta per imparare le prime kip. Però la sbarra era troppo piccola e quindi non ci riuscivo a fare tantissime cose. Quindi sognavo di avere proprio delle parallele vere, però costavano troppo. Un giorno su internet vidi delle ginnaste in America che avevano le parallele a casa. Quindi feci vedere questo video ai miei genitori e loro mi dissero che qui in Italia non esistevano, non si trovavano. Allora, con l'aiuto di uno zio di mia mamma, se le sono fatte costruire. Lui lavorava in ferro battuto, allora un giorno è andato in un negozio, ha preso questo ferro e ha iniziato a lavorarlo. E a saldare tutta la struttura delle parallele. La mia è un quadrato di 1,5 m x 2 per dare stabilità. E poi ha un'asta che si può alzare o abbassare come voglio io. All'inizio avevo uno staggio di ferro, però avendo anche calli di tutti i giorni perché un pochino mi ci allenavo sulle parallele agli allenamenti, mi facevano tanto male e allora i miei genitori mi hanno costruito uno staggio vero. L'hanno trovato da una palestra che lo vendeva, per fortuna, perché nuovo costava 500 euro e era tantissimo. Solo che lo staggio era largo 2 metri, invece la mia sbarra di ferro era solamente 1,5 m, quindi me l'hanno dovuta adattare. L'ho usata tantissimo per allenarmi se qualcosa non mi veniva in allenamento oppure prima di una gara. Adesso non la uso quasi più perché mi alleno tantissime ore in palestra e a casa ci sto pochissimo. Questa è una parallela che può andare benissimo per iniziare e anche per imparare nuove lezioni. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. E se è così, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così verrete avvisati ogni volta che uscirà il mio nuovo video. E seguitemi anche su TikTok e Instagram, mi chiamo in questo modo, auri-basso-gymnastics. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Dopo finire il video, ma come se ti non così. Oh, fate finto pure te! Aiuto, 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 aiuto! Anelina, amore mio, amore mio, amore mio.
Cenerina, Cenerina è bellissima, lei sì, Cenerina è bellissima. Amore mio, amore. Sarà amore. Un po' di coccole. Bellissima. Ari, eccola. Amore, amore. Intruso ci abbiamo oggi. Otto. È stato intelligente, Otto. Lo devo dire, è stato intelligente. È venuto, si è messo lì, mi ha sentito che io stavo parlando e non l'ha fatto. Adesso che ho detto ciao a tutti, si è messo a mangiare. Bravo, bravo amore mio. I love you. Mo'.